Vivi la Coffee Burger, il posto ideale dove poter gustare un ottimo caffè con una scelta infinita di croissant. Ti aspettiamo, siamo in corso Principe Amedeo 166. La regular season del campionato di Serie A di bocce specialità Raffa si è conclusa. La Enrico Millo, grazie al successo esterno con la Pamperduto Montesanto, si è qualificata ai playoff Scudetto. Nello specifico, la società di Baronissi del presidente e tecnico Franco Montuori, con i suoi 23 punti, ha chiuso il girone al terzo posto, a pari merito con la nuova Inox Mosciano. La formazione abruzzese, tuttavia, grazie al vantaggio negli scontri diretti, si è assicurata il secondo posto e l'accoppiamento con la Oikos Fossombrone negli spareggi, in programma il 5 e il 19 giugno, per accedere alle Final Four. Capitan Francesco Santoriello e compagni troveranno invece la Boville Marino, campione d'Italia, dopo averla affrontata nella finale Scudetto dello scorso ottobre. Già qualificata la Possaccio di Verbania al grande evento che tra il 3 e il 4 luglio a San Giovanni in Persiceto in provincia di Bologna metterà in palio il tricolore. E si è qualificata anche la Caccialanza di Milano. Queste le parole di Montuori. Non c'è granché da lavorare perché capiscono già da loro, perché sono dei ragazzi seri, io dico anche professionisti, quindi già sono mentalizzati a dover vincere, prendendo in giusta considerazione la squadra Boville che è veramente forte. Per noi è stato soddisfacente anche perché per rinforzare la squadra almeno 5 giocatori sugli stessi livelli quando giocano è stato importante. Abbiamo preso a Mauro Alfonso e anche lui ci ha messo la sua parte per farci arrivare fino in fondo. Adesso tocca a lui. Gran bel traguardo è stato anche quello tagliato dall'accessori Moda Kennedy del presidente Antonio Ferrante. La formazione nolana, infatti, dopo qualche difficoltà iniziale, sotto la guida del tecnico Antonio Carbone, è stata protagonista di un eccellente percorso culminato con la salvezza. Nell'ultima giornata di campionato, l'accessori Moda ha pareggiato in casa con la Vigasio Villafranca.